confronto importante tra appunto la medicina estetica ufficiale, quella che praticamente sino ad oggi ha lavorato in ambito totale per quanto riguarda l'estetica di tutto il corpo, quindi praticamente un'attività di tipo medico, rispetto a quella appunto che è il tema del convegno, che riguarda soltanto la parte legata agli odontoiatri, cioè il discorso che rimane sul viso, sulla parte di competenza odontoiatrica. Beh, da questo nasce sicuramente un inizio di collaborazione, di discutere insieme quali sono i percorsi da fare, e su un punto c'è convergenza sulla capacità o meno di fare una formazione che sia adeguata sia per la parte medica che per gli odontoiatri. Nessun medico nasce esperto in medicina estetica, come nessun odontoiatra, quindi bisogna che vengano fatti dei corsi di formazione da gente qualificata, da corsi di formazione seri e possibilmente sul campo, quindi che con una sicuramente ore teoriche ma soprattutto ore pratiche, a differenza di qualche corso che oggi si fa soltanto online, che chiaramente non dà quella garanzia soprattutto al cittadino, perché voglio ricordare che come Ordine Medici noi ovviamente stiamo attenti più che altro alla salute del cittadino, quindi il cittadino deve essere salvaguardato, perché la prestazione che viene fatta da qualcuno che abbia fatto e sia competente in quello che fa.